Stefano Tomasini, direttore centrale per l'organizzazione digitale di INAIL. Le chiedo quali sono gli ultimi progetti che avete messo in campo. Gli ultimi progetti che abbiamo messo in campo in realtà sono quelli inseriti nel nuovo piano triennale per l'innovazione digitale 17-19, che puntano molto sulla relazione con l'utenza, che per l'INAIL è molto differenziata. Abbiamo gli infortunati, abbiamo le aziende, abbiamo gli intermediari, abbiamo i nostri clienti interni. Sul versante degli infortunati stiamo conducendo delle sperimentazioni in ambito riabilitativo utilizzando molto la tecnologia dell'Internet of Things. Stiamo utilizzando anche la tecnologia della stampa 3D per la produzione di componenti delle protesi, questi come progetti in ambito, diciamo, nell'ambito riabilitativo e protesico. Stiamo lavorando molto sui nostri processi interni, quindi digitalizzando sostanzialmente tutta l'area del back-end con coinvolgimento di tutte le aree organizzative dell'istituto, sia sul territorio che al centro, quindi con le direzioni centrali. Sono progetti che possiamo definire non progetti informatici, sono progetti che vedono la componente organizzativa e digitale fuse con il business, quindi organizzazione e tecnologie sono i fattori abilitanti, la relazione con l'utente, sia esso interno ed esterno, rappresenta il fattore di crescita del business. Ecco, ha citato diversi progetti, le chiedo quanto è importante per la pubblica amministrazione avere dei campioni digitali che possano un po' favorire questa contaminazione di tecnologia e sapere all'interno di tutto il settore pubblico. È essenziale, perché l'approccio delle pubbliche amministrazioni è sempre stato quello di delegare sostanzialmente ad alcune strutture alcune tematiche. Nel caso dell'innovazione digitale si è orientati a collocare nell'ambito della funzione IT questo impegno, quello appunto di procedere con la digitalizzazione. Il digitale invece è pervasivo. La componente tecnologica e organizzativa abilitano, ma il business, quindi le strutture, sono necessariamente coinvolte, e trovare quindi all'interno delle strutture dei champions chiaramente abilita, facilita il percorso, che è un percorso anche complesso, considerato che la pubblica amministrazione ha un gap dal punto di vista generazionale ormai importante, difficilmente recuperabile. Sicuramente noi abbiamo un'opportunità anche nel percorso di ricambio generazionale, solo nell'ipotesi in cui riusciremo ad introdurre nuovamente, a riavviare un percorso di turnover del personale che vede appunto nelle figure, nei giovani, ecco, una componente importante per introdurre innovazione nella PA.